Buongiorno e ben ritrovati. Vi propongo oggi un dessert facilissimo e velocissimo da preparare con il caffè. Appena 5 minuti e pochi ingredienti per un dessert che vi farà fare un figurone. E iniziamo proprio dal caffè. Ho qui una tazzina di caffè caldo, sono circa 50 ml. Aggiungo un cucchiaino di zucchero, se vi piace potete aggiungerne anche due, e 8 g di caffè solubile in polvere. E mescolo per far sciogliere tutto. Il caffè solubile serve per dare un aroma più intenso di caffè, senza però dover aggiungere altri liquidi. Ho qui 150 g di yogurt greco, che è più compatto dell'altro. Unisco il caffè e mescolo. E metto un attimo da parte. Verso poi in una ciotola 150 ml di panna da montare, panna fresca da montare. Questa non è zuccherata, quindi aggiungo 20 g di zucchero a velo. Se usate quella zuccherata non occorrerà aggiungere altro zucchero. E la monto ben ferma. Unisco poi la panna alla crema di caffè. Mescolo con movimenti ampi. E metto ora la crema a riposare nel congelatore per circa mezz'ora. Ho ripreso la crema dal freezer e poi 3 pirottini. Verso un cucchiaio di crema in ogni pirottino . Ho tagliato poi a metà 3 savoiardi, li bagno leggermente con il caffè, caffè zuccherato anche questo, e metto poi 2 pezzi di savoiardo in ogni pirottino. Copro con altra crema . Una spolverata di cacao amaro in polvere . Un po' di cioccolato in scaglie . E i nostri dessert, facilissimi e velocissimi al caffè, sono pronti. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani.